Resta in carcere Riccardo Viti, il maniaco accusato di aver ucciso una prostituta a Firenze, seviziandola e legandola ad una sbarra, è quanto deciso dal GIP di Firenze a termine dell'interrogatorio di convalida del fermo. I domiciliari sono stati ritenuti inadeguati perché grazie ai familiari potrebbe eluderne le prescrizioni, ma in carcere non avrà vita facile. Ieri è stato colpito per dileggio con un manico di scopa lanciatogli da un alto detenuto mentre veniva condotto dagli agenti nella sezione di isolamento. Viti non è rimasto ferito, tuttavia è stato visitato in infermeria. L'idraulico mostro a Sollicciano da venerdì scorso non sarebbe ancora uscito dalla sua cella né per mangiare né per lavarsi. Il manico di scopa è stato tirato contro Viti da una cella attraverso le sbarre e gli è arrivato addosso, passando anche in mezzo alla scorta di agenti penitenziari. L'oggetto ha valore simbolico nella vicenda proprio perché, servendosi di oggetti come questi, l'artigiano Didi Fredi realizzava le sue pratiche sadiche con le prostitute di Firenze, finché il 5 maggio scorso la 26enne romena Andrea Cristina Zanfir è morta a causa di lesioni interne. Anche nella perquisizione nella sua casa sono stati trovati manici di scopa, ma anche di un attrezzo agricolo, una specie di vanga da usare per violentare in un gioco erotico estremo le lucciole ingaggiate in strada. In carcere Riccardo Viti è in cella da solo ed è sottoposto a grande sorveglianza, un particolare regime di detenzione nella sezione di isolamento in cui la polizia penitenziaria deve attivare i controlli più frequenti del solito per evitare che faccia gesti suicidi o di autolesionismo, oppure che sia aggredito data l'efferatezza del reato che ha confessato. Viti sta zitto e non parla con nessuno, si è rinchiuso in un rigoroso silenzio, sembra impaurito e terrorizzato.